Siamo in via Emilia, nella sede della Fondazione Berlinguer, giù nel sottopiano. La UAPS sta inaugurando oggi, 14 dicembre 2019, la prima mediateca partigiana. È intitolata al nostro fondatore Dario Porcheddu e si sviluppa per diversi scaffali. Noi cerchiamo di dare al nostro pubblico, agli studenti, agli studiosi, la possibilità di trovare nel nostro spazio testi, libri, testi di storia, diari dei partigiani, video che illustrano la resistenza. Credo che i diversi percorsi che stiamo studiando potranno veramente dare della resistenza una visione quasi completa, ma anche abbastanza aperta a molte diverse analisi storiche. Noi intanto con questa iniziativa vogliamo ricordare Dario Porcheddu, che è stato il fondatore dell'Unione Autonoma Partigiani Sardi, morto 10 anni fa, e che per tanti anni ha organizzato il 25 aprile in tutta la Sardegna. E dunque con gli anni abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto che ricordasse la sua figura. La cosa che ci è sembrata più utile è questa di fare una mediateca con tutti i libri che lui ci ha lasciato in età, centinaia di libri sulla storia della resistenza, con filmati e con altri strumenti che non conoscevamo, che abbiamo scoperto solo di recente. Questa iniziativa è molto importante, noi come AMPI la salutiamo con un grande applauso, proprio perché nel ricordo di Dario Porcheddu, che è praticamente il trasmettitore della memoria partigiana dei sardi, cioè se io ho bisogno di sapere se un certo, che so, Efisio Marras sia stato partigiano, cerco nell'indice del libro di Porcheddu, vado alla pagina e trovo dove è stato partigiano Efisio Marras. Quindi è bene che sia intitolato proprio a Dario Porcheddu, e noi proprio in ricordo di Dario Porcheddu abbiamo appena conferito un video dove c'è l'intervento di Dario Porcheddu il 25 aprile del 2005 in occasione del 60° anniversario della liberazione. Ci ha fatto molto piacere che il presidente UAPS Franco Boi abbia organizzato, curato questa nuova mediateca, che diciamo è un momento propizio, opportuno, perché ad esempio un museo della resistenza sarà aperto a Milano. Diciamo sono cose importanti che adesso stiamo facendo, io come segretario regionale dell'AMPIA ci fa molto piacere che anche l'UAPS abbia una sede prestigiosa di questo genere. Chiaramente, come ho detto anche altre volte, ci fa ancora molto piacere lavorare assieme diciamo, a tutte le altre associazioni che si rifanno alla resistenza e all'antifascismo.